Ho passato un momento, un periodo un po' brutto in fatto di amicizie, proprio verso i primi mesi del 2020, del 2000, sì, fine 2020, inizio 2021. E quindi è nato un po' questo brano dall'amore, ma amore in amicizia e quello che non c'è è un po' appunto quello che io sentivo distante da me in quel momento, quell'amicizia, quell'amico, quegli amici che mi stavano distanti e che non avevo in quel momento. Nel novembre del 2019 ho incontrato per la prima volta Davide Pagnini tramite l'insegnante della mia scuola di canto, Linda Centini. E che appunto me l'ha presentato, era in cerca di una voce, comunque per iniziare un progetto. E quindi niente, abbiamo iniziato a conoscerci e abbiamo iniziato un po' a parlare di musica, di quello che ci appassionava, dei nostri gusti musicali preferiti. Purtroppo però con la pandemia, con il coronavirus, praticamente si è interrotto tutto per un anno e abbiamo ripreso verso novembre, quindi dopo un anno del 2020, e abbiamo iniziato a scrivere il testo della canzone e ci abbiamo messo poco perché appunto ci siamo trovati subito in sintonia e poi verso gennaio siamo andati a registrare ad Alfonsina e quindi poi il 27 di marzo è uscito finalmente Quello che non c'è. Un primo singolo significa anche un primo passo, verso quale direzione? Ancora non lo so perché il canto appunto l'ho sempre visto come una passione più che come un lavoro futuro, un qualcosa di futuro, però adesso con questa uscita di questo mio primo singolo sono molto contenta di aver fatto quello che ho fatto e spero vivamente di avere un'altra possibilità, un'altra opportunità, lo spero veramente tanto. La canzone si può trovare su tutti i digital store cliccando tramite un link, ma si può trovare tranquillamente su Spotify, Amazon Music, YouTube. Infatti tra poco uscirà anche un video live su YouTube a breve. E ringrazio tanto Davide Pagnini e Raffaele Montanari che appunto mi hanno dato l'opportunità di realizzare un po' questo mio sogno e ringrazio anche i miei insegnanti che sono Linda Centini e Alessandro Roselli che hanno sempre creduto in me. Non è stato facile.